Si è aperta ufficialmente venerdì 14 giugno l'undicesima edizione del Lugano Fashion Show. Articolato su due giorni, lo show ha debuttato con la sfilata dei bambini, che per qualche ora hanno potuto vivere il sogno di sfilare come modelli professionisti. Quest'anno abbiamo per il terzo anno consecutivo una giornata dedicata interamente ai bambini. Ecco, ne abbiamo due protagonisti della sfilata che ci sarà tra pochissimo. Ecco, li presentiamo, la nostra piccola, ti chiami? Anastasia. E tu? Lucio. Lucio? Sì. Ecco, loro sono i protagonisti della sfilata che inizierà proprio tra pochissimo, dedicata completamente a questi giovani piccoli bambini. Abbiamo scelto dei vestiti colorati e molto, inizia dallo sportivo e finiamo fino alle cerimoniali elegante. Parrucchi, non le parrucche, non è che le ragazze hanno le parrucche, trucco parrucco, modo di dire, giusto? Sì, buonasera a tutti, io ci tengo a ringraziare il Primis Team di Bionic, che non è sul palco con me ma in platea, che ci ha aiutato. Ringrazio Miguel Ricci, è stata una bellissima collaborazione, ringrazio tutto lo staff. Grazie mille, facciamo un applauso. Ecco, ora c'è il saluto di Lisa. E se venerdì è stato il turno dei piccoli, sabato sera è stata la volta della moda donna. La parte importante con i nostri 9 stilisti e in più la presenza di un noto designer italiano che tra l'altro disegna gli abiti di Silvia Nitsch. Ci avresti mai creduto ad arrivare all'11ª edizione? Ma diciamo che l'obiettivo è arrivare molto più in avanti, ovviamente stiamo percorrendo questa strada che si sta rivelando una strada di grandissimo successo. Nessun progetto può decollare senza un direttore artistico. Io mi trovo qua in compagnia di Jessica Giacomino, ex modella e direttrice creativa di Lugano Fashion Show. Che cosa ci proponi quest'anno? Allora, un sacco di sorprese. Innanzitutto un progetto benefico Pro Etiopia e poi abbiamo il movimento, quindi abbiamo messo insieme quello che è lo stile, il movimento, la salute, quindi ci sarà danza. Ci saranno percussioni, ci saranno sorprese, ci saranno colori, esplosione di colori quest'anno. Ricordiamo che comunque tu le passerelle le conosci molto bene e quest'anno hai aiutato anche dei bambini a sfilare. Com'è andata? Allora, quest'anno i bambini, sì, è vero. Sai che è emozionante? È emozionante perché loro ti ascoltano. Se io dovessi dire a questi bambini andate, mettetevi in posa, fate, loro lo fanno perché osano, non hanno pudore, loro si lanciano e quindi è troppo divertente, assolutamente. E con gli adulti invece com'è andata? Allora, con gli adulti va, nel senso sono già un pochino più attenti, mi metto così, no, mi metto così, ragazze mettetevi in una certa posa, sì però io preferisco quest'altra, quindi un attimino, come dire, loro vanno per una strada, il mio compito è riprendere e dire questa è la strada, facciamo questo. E quest'anno le ragazze sono bravissime, oltre che belle. Belle e brave. Dov'è? Dov'è Michele? Grazie Eleonora, bravissimi, grazie mille. Grazie a voi. Non solo modelle ma anche special guest. Mi trovo in compagnia della bellissima Gianni Pedrazzi. Nel 2008 hai vinto Miss Svizzera Italiana e recentemente hai partecipato all'edizione di Miss Svizzera. Com'è andata? È stata un'esperienza fantastica, mi ha dato veramente l'opportunità di conoscere tanta gente, di mettermi alla prova, sono veramente contenta. Progetti per il futuro? Per il futuro non lo so, io nella vita sono assistente di studio medico, però
ho da sempre avuto la passione per il campo della moda, quindi se ci sarà qualche nuova avventura sicuramente mi farebbe piacere. Buonasera a tutti, in Svizzera è stata un'esperienza fantastica, quest'anno ho avuto l'opportunità di rappresentare il Ticino e sono veramente contenta. Ecco. Ricordiamo che Jenny appunto ha partecipato più volte a Lugano Fashion Show. Sì, per 3 anni ho avuto il piacere di essere qua con voi. E dunque ti ritroveremo sicuramente l'anno prossimo. Volentieri. Ok. Quale caratteristica deve avere una donna per cavalcare la passerella? Determinata, simpatica, elegante, un mix di cose insieme secondo me. E la donna utopica di Jenny Pedrazzi com'è? Come sono fatta io? Dunque, sono una persona molto solare, spero di essere anche simpatica, determinata e amo il settore della moda ed è sempre stata la mia grande passione. Sei mai stato tanto innamorato da dover trattenere il fiato e dopo rallentare il battito? Perché ogni volta che la senti e che la vedi è panico, ed ogni volta che ti bacia pure questo mondo è magico. Sì, ricordo le emozioni e brividi da pelle d'oca, ma non mi tocca e gioca con la bocca e io mi sento re seduto sulla sua poltrona. Non solo moda, Lugano Fashion Show, ma anche tanta musica, perché ricordiamo che sono sempre discipline legate fra loro. Mi trovo in compagnia del grande Gio da Silva, buonasera. Buonasera signori, in piedi, tutti su, non siamo in Svizzera stasera, siamo ai Caraibi e ci divertiamo ragazze, così. Sono qui insieme al mio fratello Don Saavedra, Ares, a.k.a. È stata una bellissima serata, guarda, è stata proprio, non so cosa dire, questo pubblico del Ticino che apprezza le varie arti, perché l'arte si esprime in tantissimi modi, dal cantare allo sfilare al dipingere, e stasera Lugano ha dimostrato di apprezzare l'arte e io sono fiero di far parte, di vivere a queste latitudini. Ti aspetto che si metta sotto le lenzuola, lo sai, le stesse cose le fa a un altro che non sono io, ma chiama amore mio. Qual è la moda di Gio da Silva? Qual è lo stile di Gio da Silva? La moda di Gio da Silva sono le donne e lo stile di Gio da Silva è il saperle apprezzare. Devi avere stile per apprezzare una donna, non tutti sanno apprezzare casual. Una donna. Mi viene dal casual. Tutto casual. Fra le collezioni che hai visto, la tua preferita? Vabbè, adesso mi metti in crisi, perché io collaboro, ma non solamente per conoscenza, ma anche per piacere, con Silvia Nicchiasso. E sono, oltre ad essere una bella marca di vestiti, soprattutto sono bellissime persone. Persone che comunque sostengono un artista come me e come altri ad andare avanti. E questo non è evidente, perché ognuno di solito pensa solo al proprio tornaconto. Quando io ti vedo io divento cieco, vorrei fare il pieno, non tornare indietro, ma basta solo un metro, sento il vuoto dentro. Io ho dato il 100. Speriamo di rivederti anche l'anno prossimo a Lugano Fashion Show. Io spero di rivedere voi sempre. Grazie, in bocca al lupo. Grazie a voi. Ciao ciao. Ci troviamo in piazza Manzoni perché stasera si terrà l'11ª serata di Lugano Fashion Show e purtroppo ultima serata per quest'anno. Io mi trovo in compagnia della grandissima Gordana Iosis. Buonasera. Buonasera. Allora Gordana, per te questa è la terza volta che partecipa a Lugano Fashion Show. Che cosa ci proponi questa sera? Questa sera vi propongo una collezione ispirata al New Orleans, tessuti africani e... La tua filosofia è di creare una moda senza tempo, un po' come altri brand tipo Marni. Credo che ogni donna voglia avere un capo che non passi mai di moda e quindi di conseguenza è questo che voglio puntare, che il mio capo valorizzi la donna nel corso del tempo, anche fra 20 anni. Che cosa ci propone questa sera Massimo Cardillo? Propongo un mix degli anni 70, prendo di ispirazione gli hippie, quindi i fiori, la loro senso di libertà e la disco music per il loro senso di trasgressione e anche loro della loro libertà di esprimersi.
Il tuo stile è per una donna seducente e elegante. Quali sono le caratteristiche che deve avere questa donna? Allora, elegante deve essere che si mostra, che non ha paura di se stessa, che con qualsiasi abito, pantalone o gonna che sia, si senta a suo agio con un abito. Per me questa è l'eleganza. La designer non ha bisogno di presentazioni perché Lugano la conosce più che bene. Mi trovo in compagnia della grandissima Duska Milosevic di Differente Déjà Vu. Buonasera Duska. Buonasera, grazie per i complimenti. Per te non è la prima volta la partecipazione a Lugano Fashion Show. Quest'anno che cosa ci proponi? Le tipiche piume, pietre o qualcosa di nuovo? No, quest'anno propongo moda anni 50, 60, moda molto elegante, le forme minimalistiche, tessuti diversi, niente piuma, niente pietre. Abbiamo cambiato tutto, però vediamo, credo che piace a donne indossare questi modelli. Secondo lo stilista Radurani, noi possiamo creare tutto da noi stessi, semplicemente partendo dall'osservazione, senza aver bisogno di una formazione. Credi che nel campo della moda sia vero? Sì, credo che sia vero. Basta impegnarsi un po', provare diversi modelli, tessuti, fare combinazioni, essere libero e senza paura di indossare le cose particolari anche. Everybody get up. Hai creato il tuo marchio Axia 5. Che cosa propone questo marchio? Questa sera Axia 5 vi proporrà un putpourri dall'animo un pochino rock, però restando sempre giovane, femminile e spumeggiante, proprio come Axia 5. Se ti chiedessi quale caratteristica bisogna possedere per lavorare nel campo della moda, che cosa mi dici? Ma sicuramente essere grintosi, perché di stilisti ce ne sono tanti, però mantenere la passione, avere tanta voglia di fare. Un unico show ma moltissimi designer. Mi trovo in compagnia di Marina Leardo. Buonasera Marina. Buonasera. Secondo una stilista, una famosa stilista, cercando la donna nel vestito, se non c'è donna non c'è vestito. E questo mi sembra che rappresenta un po' la tua filosofia, cioè
valorizzare la donna, non il vestito, è il vestito che deve essere d'aiuto per la donna e non il contrario, me lo confermi? È proprio esatto, sì, perché a me piace la bellezza naturale, penso che questa è una cosa più importante e i vestiti aiutano, certo. Però il vestito non deve nascondere la donna. No, il vestito non nasconde, il vestito deve esaltare la bellezza. Ecco, il vestito dipende dall'occasione per far sentire donna ancora più sicura di sé, più bella, aiuta. E per esaltare questa donna, che cosa ci proponi questa sera? Guarda, questa sera ho tanti abiti diversi, metà di mia collezione è look da giorno e metà da sera. Ho usato diversi materiali, diversi tessuti, diverse fatture, metterli insieme, per esempio come set, San Gallo, pelle, e così per avere qualcosa di interessante, ma sempre cerco un risultato allegro e leggero, un po' di fantasia. Mi trovo in compagnia della giovanissima Sara Venturi. Buonasera Sara. Buonasera, buonasera a tutti. Tu sei giovanissima, nel 2006 hai proposto la tua prima collezione Seduction, poi hai lavorato per una multinazionale americana e l'anno scorso hai vinto un Fashion Talent Show. Come fa? Cioè, sei giovanissima e hai già un background fortissimo. Qual è il tuo segreto? Io ve lo svelo, no, già. Questa sera che cosa ci proponi? Ma questa sera sarà una sfilata ricca di particolari sartoriali, una collezione lavorata sulla Belle Époque, una ripresa delle Belle Époque rivisitata, tanto di bustini, abiti e bustini. Qual è la donna utopica di Sara Venturi? Una donna sempre in continua evoluzione, quello sicuramente. Una donna che è femminile, grintosa, sempre in continua evoluzione, sempre alla ricerca di qualcosa. This kitten got your tongue tied in knots, I see. Spit it out, cause I'm dying for company. I notice that you got it, you notice that I want it, you know that I can take it to the next level, baby. If you want this goodness, sicker than the remix, baby, let me blow your mind tonight. I can't take it, take it, take no more. Never felt like this before. Come on, get me on the floor. DJ, what you waiting for? Oh. Lugano Fashion Show è live ora e io mi trovo nel backstage con Anastasia Perfiglieva. Buonasera Anastasia. Buonasera. Raccontami un po' delle tue creazioni. So che tu sei sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo, cioè non ami ripeterti, hai sempre bisogno di qualcosa di nuovo. Sì, diciamo che questo anno io ho fatto un grande corso con un stilista giapponese che si chiama Shingo Sato. Ho studiato da lui tutto l'anno.
e adesso sto facendo finale del concorso che è durato questo l'anno, che da 250 persone siamo arrivati 9 e 30 giugno finisce questo concorso. Lui insegna una nuova tecnica che si chiama TIR, trasformazione e ricostruzione. Io nella mia collezione ho proprio usato questa tecnica che è molto bella, avete visto creazione. E la donna che ci hai presentato questa sera, a che cosa è ispirata? Guardi, se avete sentito il titolo della mia collezione, si chiama Geometria dei sentimenti, che praticamente è iniziato dalle forme molto rigide e poi piano piano si ammorbidiva con vestiti, con i colori e alla fine è uscito due abiti di color viola, molto morbidi, molto particolari. Non so cosa dire, la donna che ha coraggio. Ci sta svolgendo, io ho l'onore di trovarmi nel backstage con Laura Massera. Buonasera Laura. Buonasera. Allora, ricordo che tu hai aperto l'anno scorso la tua sartoria e non ti occupi solo di capi d'abbigliamento ma anche d'arredamento. Giusto. In che cosa in particolare? Beh, arredamento interno come sedie, tende, tovaglie, di tutto, e poi le borse. Esatto, so che la peculiarità del tuo atelier sono le borse Laura Bags. Raccontami qualcosa di queste borse. Queste borse sono tutte fatte a mano, con l'uncinetto. Niente, si possono avere come si vogliono, sono pezzi unici e nessun altro ce li ha. La collezione di questa sera a che cosa era ispirata? Era ispirata a una donna che vuole essere alla pari con l'uomo, quindi indossa le sue cravatte, essendo sempre sexy. Mi trovo nel backstage Lugano Fashion Show, la serata sta per finire e io mi trovo in compagnia di Giulia Manenti. Buonasera Giulia. Ciao. So che tu hai preso ispirazione, ti sei ispirata e portato nelle tue collezioni tutto il background che hai trovato dal viaggio in Nuova Zelanda. Sì, esatto, sono stata per un lungo tempo in Nuova Zelanda e lì ho veramente trovato il contatto con la natura. Nello stato proprio più puro e selvaggio, e quello mi ha influito molto, cioè ha influito molto sul mio essere, sulle mie creazioni e su quello che poi dopo è la mia idea di moda. Com'è la donna che ci hai presentato questa sera in passerella? È molto sicura di sé, però trova la sua sicurezza in quello che è la natura, in quello che offre la natura nei suoi colori, nelle sue forme e nella sua purezza.
Lugano Fashion Show. Ospite d'onore il marchio Sylvian Hitch. Che cosa ci propone questa sera? Stasera presentiamo in passerella la nuova collezione Sylvian Hitch Fall Winter 14. In che cosa consiste il mood? Il mood della collezione è ispirato a una donna glam rock degli anni 80, mixato ad abiti da red carpet. In più presentiamo come punto di forza della nostra collezione tutto quel che riguarda la felperia. Gianfranco, in che cosa consiste il lavoro dello stylist? La prima regola dello stylist è la continua ricerca, cambiamento e innovazione. Bisogna aggiornarsi su tutti i magazine di moda, guardare costantemente le sfilate, andare alle sfilate, viaggiare, recuperare dai mercatini gli abiti da riutilizzare, mixare e matchare tutto ciò che è moda.